dicevo, dei grandi compositori pop, cioè, non importa, perché l'importante era fare musica e non quale musica, questo ci tenevo, a restare vacuo sul genere musicale. E questo è un libro sicuramente tra mille pensieri dedicati alla famosa domanda cosa posso regalare, e questo è un regalo veramente che ha una bellissima armonia nella musica, nelle parole, nella storia, ed è un omaggio al senso della musica, e quindi mi sembra veramente molto bello averlo raccontato. Invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Carlo Boccadoro? Questi giorni sto leggendo questo meraviglioso libro di Herta Müller che si chiama La mia vita. Era un seme di mela, non la mia patria era un seme di mela, che è una intervista che gli hanno fatto dove lei parla di se stessa, della sua vita in Romania, anche dell'angoscia del regime che lei era costretta a subire. Lei è una scrittrice che io amo moltissimo, e questa intervista è forse il miglior modo per introdursi in questo suo mondo, che è senz'altro, diciamo, privo di allegria. Non è forse una lettura molto da festa natalizia, però è una lettura di grandissima intensità. Herta Müller, tra l'altro, era premio Nobel, lo ricordiamo, era pubblicata in Italia da un piccolo editore di Rovereto, che ha scoperto per l'appunto la sua scrittura, editori Keller, e oggi è pubblicata da Feltrinelli. La mia patria era un seme di mela, una conversazione con Angelica Klammer, era il libro a cui Carlo Boccadoro faceva riferimento. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato. Grazie Carlo mille, Boccadoro. Buongiorno a tutti. Buongiorno.